penso sia adesso importante pensare a Livorno, anche perché in 2 anni di Serie A ha sempre vinto in casa col Palermo. Speriamo almeno quest'anno riusciremo a batterle. Mettiamo anche che sono molto aggressivi, quindi dobbiamo stare anche molto attenti, non dobbiamo essere così leziosi come abbiamo fatto tipo primo tempo di Parma, perché comunque loro sono ancora molto più aggressivi, ripartono in contropiede, hanno fatto 2 gol così a Reggio, quindi dobbiamo stare attenti in tutti i minimi particolari. Sicuramente se vinciamo stacchiamo anche il Livorno, quindi sarebbe importante. Sarebbe importante insomma anche ritornare a vincere, almeno insomma inizieremo la nostra marcia di nuovo verso qualche sogno, per cercare di arrivare all'obiettivo zona Champions League. Quindi per ora ci siamo, ma dobbiamo anche restarci. Crisi mi sembra un po' troppo esagerato, anche perché credo che col Cagliari insomma abbiamo perso il 90esimo, non ci può stare. Penso che con l'Inter potevamo fare qualcosina di più, ma insomma abbiamo perso contro la favorita dello scudetto. Domenica non è stata sicuramente la nostra meglio partita, però per dire crisi mi sembra un po' troppo. Diciamo ci sono mancati dei risultati in queste partite e da sabato cercheremo di riscattarci. C'è talmente tante partite che a volte ci può stare di perdere 2 di seguito, di non fare comunque risultato per 2 o 3 partite. Anche per loro insomma sarà una partita importante, perché vengano a Palermo e cercheranno di portare via punti. Milan chiama ed è la voce molto più frequente, più insistente. Barzagli in rossonero a gennaio oppure no? No, assolutamente no, ma a parte non ci penso neanche, a parte non vedo questa possibilità, quindi non mi viene neanche da pensarci, proprio per niente. Spero di fare il meglio possibile, perché comunque non penso che sto affrontando il miglior campionato di Serie A insomma della mia carriera. Penso sia quello dove sto facendo un po' più fatica, quindi sto cercando pian piano di far bene anche per grazie alla squadra. Per fortuna insomma la squadra è andata bene, quindi a volte anche qualche mio errore insomma non si è visto, perché comunque abbiamo vinto così. Però insomma, sto cercando adesso piano piano di ritrovarmi. Non mi sento sicuro come ero gli altri anni, quindi non sto forse al top fisicamente, per questo non mi sento bene. Ma non che sto dicendo che sto facendo disastri, no? Sto dicendo che forse non è il mio miglior campionato. Penso che sabato sera sarà importante che la spinta del nostro pubblico. Spero ci sia molta gente, spero che quella parte, piccola parte dei tifosi che viene sempre a rumoreggiare in casa, no? E spero che per questa volta se lo tenga almeno 10-15 minuti invece di iniziare subito a fischiare. Speriamo insomma che poi le curve ci incitano ancora di più come stanno facendo. Insomma serve una spinta da parte di tutti, e bene o male respiriamo una bellissima aria in città, che è quella che tutti sognano, il grande traguardo, sognano la Champions così. Noi pure, quindi tutti insieme dobbiamo dare qualcosa in più per arrivarci. Sì, mi dà noia quella piccola parte, non sono così, quei piccoli signori che fanno tutti gli intenditori, ma ci sono tutti lo stadio, da tutte le parti, quindi. Però capito, sicuramente ora che veniamo da 3 o 4 risultati non positivi, sono convinto se i primi 10 minuti di sabato non saranno buoni inizieranno già a rumoreggiare, quindi spero che se lo tengano un po' per sé e che ci diano una mano, perché ci serve quello. Comunque sappiamo che sarà una partita difficile, e quindi speriamo che anche loro ci aiutino a dare il meglio.